Dopo 20 anni di degrado e chiusura, riaperto al pubblico il cimitero acattolico di Santa Maria della Fede, noto come il cimitero inglese, che a partire dal 1826 ha accolto le spoglie di nobili scienziati, artisti, gente comune, tutti i cittadini britannici residenti a Napoli. Oggi il polmone verde torna ad aprire ai napoletani grazie ad un lavoro in sinergia di comune, regione e quarta municipalità. Partiva da condizioni di particolare degrado, quindi il fatto che siamo arrivati al traguardo, al pari e prima di altri, considerato da dove venivamo, è veramente un titolo di merito. Siamo contenti, adesso bisogna conservarlo. Un giardino messo a nuovo grazie al lavoro di manutenzione di 13 delle 400 unità degli ex disoccupati del progetto BROS, impiegati nella manutenzione di 25 parchi municipali di Napoli in base ad un accordo di 15 milioni di euro sottoscritto da Regione Campania insieme a Comune e ANPAL, come spiega il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola. Anziché utilizzare i fondi pubblici per redditi che non producono attività, quindi speriamo che anche il reddito di cittadinanza sia reinventato e reinterpretato in questa chiave. Siamo stati fortunati, almeno per adesso, i primi 400 ad entrare in questo mondo del lavoro, e finalmente questo è uno dei tanti parchi che sono stati ben avviati, aperti con la massima manutenzione. Ci sta ancora una buona parte dei nostri compagni che sta in attesa per entrare in futuro, perché sicuramente dopo questa iniziativa e questo progetto che ha sposato la Regione Campania assieme a noi BROS, ci sono ancora tanti siti e ci sono anche ancora tanti siti della Regione Campania che devono essere presi provvedimenti.